Oggi vi farò vedere come preparare gappao rice, un piatto thailandese. E gappao significa basilico saltato, quindi gappao rice vuol dire riso e basilico saltato. In realtà è ricco di tanti altri ingredienti tipo carne, verdure e uovo, ma la particolarità di questo piatto è che vengono messi tanto basilico. Quindi adesso che è in estate, tanti di voi avete un vaso di bel basilico fuori finestra o in giardino, approfittate di provare a fare un piatto estivo che è diverso dal solito. E ogni boccone che farete vi farà sentire di essere in Thailandia. Gli ingredienti sono coscia di pollo disossato senza pelle, peperone, cipolla, peperoncino fresco, aglio, basilico fresco, zucchero, salsa di pesce, salsa ostriche, olio di sesamo, olio di semi, pepe, e qua non si vede, ma anche salsa di soia, riso basmati o riso jasmine. Qua abbiamo, come vi ho detto, 3 etti di coscia di pollo disossato e senza pelle. Taglio striscette e poi dopo vado a tagliare ai cubetti piccoli. Potete anche farli macinare da macellaio, però macinato grossolano. Potete anche fare con coppa di suino o calamari e gamberi, però se utilizzate gamberi e calamari che non ci vorranno cottura lunga, anzi diventano duri se cucinate troppo, quindi vi consiglio di saltare prima gamberi e calamari, magari condite un po' sale e pepe, mettete via e poi cominciate a cucinare verdure, altre cose, condite e poi alla fine aggiungete pesci. E poi qua, scusate per l'inquadratura, sto tritando un spicchio di aglio e poi sto tagliando 2 cipolle piccole, va bene anche una cipolla grande, e vorrei fare tritato. E trito anche un peperoncino fresco. Taglio un peperone rosso che contrasta verde di basilico e giallo di tuorlo di uovo. E taglio ai cubetti stessa grandezza dei cipolla e pollo. Qua abbiamo padella wok, ho acceso fuoco alto, medio o alto. E ho messo un cucchiaio e mezzo di olio di semi, in questo caso olio di semi di uva, e un cucchiaio di olio di sesamo. Scaldiamo, metto 3 etti di pollo, rosoliamo un po', al centro padella ho creato un laghetto, metto tritato di aglio e tritato di peperoncino fresco e soffriggiamo. Aggiungo cipolla. Aggiungo anche peperone. Metto 2 cucchiaini di zucchero di canna, ma potete usare anche zucchero bianco. Un cucchiaio e mezzo di salsa ostriche. Due cucchiaini di salsa di soia, 2 cucchiai di salsa di pesce, che sarebbe collatura di alici, mescoliamo e saltiamo,
macinato di pepe nero, va bene anche pepe bianco oppure pepe misti. Alla fine aggiungiamo una bella manciata di basilico fresco, già lavati e asciugati, e mescoliamo. Qua alla destra vedete padella ghisa, sto scaldando, ho messo un po' di olio di semi o olio di sesamo, come volete. Ho rotto uovo e con padella di ghisa viene molto buono uovo all'occhio. E poi da un po' che non usavo, un po' sta attaccando, va bene, non importa. E prima a fuoco alto. E poi come bruciare quella parte sotto dei albumi che profuma, quindi aggiunge particolarità di questo piatto thailandese, perché uovo all'occhio quasi fritta loro usano e io faccio via di mezzo oggi. E poi dopo, adesso questo momento, ho abbassato fuoco al minimo e vedete quella parte albumi, a parte centrale sta un po' già cuocendo, e vorrei cercare di cuocere anche quella parte albumi vicino al tuorlo, che è ancora un po' crudo, facendo un po' buchi. Inclinando la padella accolgo olio e faccio bagnare parte sopra del tuorlo. Ho preparato già riso basmati, potete fare anche con il riso jasmine, che è ancora più profumato. E adesso sto impiattando per una porzione. E come fare il riso? Metterò il link alla fine del video. Il rapporto di quantità del riso e acqua è sempre 1 e 1,2. Adesso sopra il riso mettiamo questa cosa che abbiamo cucinato, dividendo in 3. Sopra mettiamo uovo all'occhio. Ecco, il nostro gappao rice è pronto. Si mangia con cucchiaio. Se vi piace piccante aggiungete rayo, olio piccante alla giapponese, che ho recentemente postato sul mio canale YouTube, magari metterò il link alla fine. E poi se siete adulti si sposa molto bene insieme con birra Corona con lime. Buon appetito!